Buongiorno, Monica Russo, consigliere comunale e responsabile delle politiche giovanili. Buongiorno. Buongiorno a te, Monica. Costruiamo la nostra città. Sì. Che cosa ti sei inventata? Allora, in realtà è stata un'idea venuta un poco tra il gruppo del nostro consiglio comunale e da lì è partito tutto. Abbiamo cercato un'associazione che potesse fare giochi con i Lego, ci potesse far giocare con i Lego, che in realtà oltre a essere un gioco è un valore aggiunto per stimolare la crescita dei ragazzi, dei bambini, per ma anche degli adulti, ci sono stati un sacco di adulti che ieri si sono divertiti tantissimo nei rompicapo, perché ci sono alcuni giochini che sono un po' più complicati per i bambini e sono più idonei invece ai ragazzi più grandi, a giovanissimi o anche ad adulti, anche se i nostri ragazzi piccolini, che noi pensiamo che non sanno fare, in realtà a volte sanno fare molto di più dei grandi. E quindi è nata questa idea, costruiamo la nostra città per dare fantasia, libero sfogo alla creatività dei ragazzi. E quindi con semplici mattoncini possono costruire qualsiasi cosa che hanno nella loro testa e anche piccole strutture che possono mettere su un tavolo per costruire proprio una piccola città di Piano di Sorrento, ovviamente. Questa è la seconda giornata, come è stata l'affluenza? La prima giornata è stata molto bella, circa un centinaio di bambini, compreso genitori e quant'altro. Oggi anche c'è una bella affluenza, ovviamente poi vengono scaglionati, non vengono tutti quanti insieme, anche perché sennò sarebbe impossibile. Si sono iscritti un sacco di bambini e ci fa piacere. E speriamo ovviamente che si possa continuare a ripetere ovviamente facendola crescere. Noi stavolta ci siamo orientati principalmente sul gioco, però in realtà si possono fare tante altre cose, come ad esempio le mostre di strutture che preparano proprio gli appassionati. Qualcosa c'è, abbiamo qua lo stadio che ha fatto questa associazione che è venuta qui a fare l'evento, e abbiamo potuto avere la collaborazione del Forum dei Giovani, della Protezione Civile, della Proloco e delle due cooperative Alma ed Oltresonni, in quanto c'era anche la possibilità di fare dei giochi idonei per i ragazzi delle cooperative che sono all'interno delle cooperative sia Alma che Oltresonni. E all'interno adesso andiamo a curiosare, vieni con me? Certo. Andiamo. Ciao Marta. Allora, questa è una mostra che hanno fatto loro dell'associazione con questa associazione di Napoli. Non so se l'avete mai sentita. Sei turista della tua città? Sì. E hanno fatto una decina di didascalie su comportamenti virtuosi da tenere all'interno del proprio paese. Ad esempio, questo ti dice di non buttare le carte a terra. Ecco, lui è responsabile dell'associazione. Ciao. Salve, sono Alessandro. Alessandro. Ci ha concesso di fare questo evento. No, Alessandro. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale di Piano di Sorrento e soprattutto Monica che ci ha consentito di organizzare questo evento, grazie. Continuiamo a curiosare. Sì. Aiuti a spiegare. Allora, questa è una campagna, diciamo, di promozione civica fatta con un'altra associazione napoletana che si occupa di promuovere comportamenti civici, che si chiama Sii Turista della tua città. Loro avevano, diciamo, un decalogo del perfetto cittadino, ma io direi non del perfetto cittadino, cioè del cittadino civile, e quindi noi sulla base di quello abbiamo proposto in modo nostro una reinterpretazione di questo decalogo, e quindi loro ci hanno dato, come dire, il motivo, Duca Passo con Russo, eccetera, noi l'abbiamo reinterpretato con le vignette fatte con le costruzioni lì. Il primo già l'abbiamo visto, ovviamente una sensibilizzazione a evitare di sporcare in giro in maniera estremamente incivile. Questo che è molto importante per noi, il nostro paese, è comportamenti idonei su
strada, che ultimamente in penisola veramente si sente di tutto. L'ultimo poco fa, mentre venivo qua sopra, guarda. E quindi veramente in realtà dobbiamo prendere di spunto veramente questo manifesto, perché la situazione sta un po' degenerando. Sul casco di avere questo, sì. Educazione civica. La differenziata, che pure è importante. Non sporcare i muri. Sì, soprattutto questo. Ecco. Poi qui abbiamo non lasciare le cacche a terra dei cani. Questa è incredibile. Questa è anche importantissima. Non solo per i piccoli, ma soprattutto per i grandi, perché sì. I cani non ce n'hanno colpa. No. Puntare forse il comportamento nostro, che purtroppo non è quello corretto. Andiamo giù? Sì. Lì proprio. Lì. Eccoci, siamo proprio nel vivo, nel vivo della manifestazione. Sì. Piccoli, più grandi, andiamo a curiosare. Diciamo che questo è uno dei nostri laboratori di costruzioni che proponiamo, ossia quello della realizzazione della nostra città ideale, dove su un tracciato stradale che hanno ideato direttamente i bambini, ma che è anche un po' il mare, la spiaggia, la campagna, ci sono le strade, ovviamente ogni bambino contribuisce nella realizzazione di un edificio. Per esempio, stamattina hanno costruito la stazione col treno che arriva, là c'è la scuola che ha fatto un bambino, là c'è l'ospedale, questa è una villa, oppure sta seguendo Salvatore, non so cosa sia, però comunque molto bella. I bambini nella creatività dei bambini, sì, hanno nella messo fantasia. A frutto tutta la fantasia, sì, ma io vedo che ci sono migliaia ma di bambini. Ma in realtà ci sono anche gli adulti, mamma mia, che si accaniscono a volte anche più dei bambini. È magnifico questo che è qui alle nostre. Questo è loro, lo hanno costruito loro. Mamma questa mia. È una piccola parte, diciamo, delle costruzioni della nostra associazione. A dire la verità, sono una parte dei pezzi che abbiamo a casa, io e mia moglie, ma altri associati hanno realizzato altre cose, tra cui per esempio una delle costruzioni associative che avete visto all'ingresso, la realizzazione dello stadio Maradona. Qui in sostanza vengono condensate un po' quelli che sono i comportamenti virtuosi, civici, c'è lo sport, ci sono le energie alternative con i pannelli fotovoltaici, c'è un parco giochi con i bambini che giocano, c'è l'inclusione sociale, c'è il bambino sulla sedia a rotelle, le mamme con il bambino. E poi questo sontuoso palazzo è uno spaccato cittadino dove sono i palazzi che bene o male richiamano la nostra cultura storica, la nostra cultura architettonica, sono piene le nostre città, e ovviamente tutta una serie di personaggi che ci sono accanto, tra cui quelli, ovviamente noi facciamo un piccolo gioco di attenzione con i bambini, gli chiediamo di vedere quali sono gli omini, e gli chiediamo per esempio di dirci perché la polizia ha fermato questo signore che è senza casco, sta impennando sul marciapiede, oppure è fatto apposta che è nascosto, chi sta facendo la raccolta differenziata, oppure i fidanzatini che si baciano nel tempietto del lago, chi sta aspettando il pullman, chi sta attraversando sulle strisce, eccetera eccetera. Bellissimo è questo con lo sfondo del Vesuvio, non potevo. Ti piace? Bellissimo. Ragazzi, se andiamo di là c'è altro in realtà, se vuoi andare anche di là. Ma di là. Con le costruzioni Lego noi proponiamo qualcosa che con i Lego c'entra e non c'entra. Nel senso, per esempio, sono giochi per mettere i pezzi nei loro. Questi loro sarebbero i rompicapo. Questi sì. Sono una parte del rompicapo. Bellissima, avete i genitori fortemente impegnati. Questa è la cosa, l'immagine che a noi fa più piacere, perché i Lego non devono essere fatti che il bimbo gioca da solo, ma ci vuole l'integrazione di tutta la famiglia. I genitori che giocano con i bambini che giocano con i genitori. Ovviamente noi diamo delle istruzioni per realizzare delle costruzioni, sì, tra virgolette, semplici, però ecco qua stiamo arrivando già nella parte un po' più di rompicapo più elevati, perché ci sono delle strutture che comunque, ecco, noi vi facciamo vedere
piccola finita. Poi si smontano, ovviamente glieli buttiamo sul tavolo e loro li devono reincastrare. Oppure altri non obbligato, dove si devono individuare i colori, si devono rimettere. Tutti i passi di nuovo precisi dentro le scatole. Non c'entrano. Vedi, le mamme al lavoro. Bellissime, e papà pure. E invece andiamo proprio nella gara che stiamo facendo, anche grazie al contributo del Comune di Milano Torrente, che ha messo a disposizione dei premi. Stasera alle ore 19 faremo una premiazione, le cosiddette gare di speed build a buio, cioè noi proponiamo delle costruzioni tra virgolette semplici, un cuoricino, una macchinina, però i bambini che le realizzano non hanno modo di vedere i pezzi perché sono dietro il cartone. Noi prenderemo i tempi e poi non ci saranno premiati stasera. Dove verrà la premiazione? Sempre qui? Sempre qui? Andiamo a curiosare. Questo è il gioco più complesso, diciamo. Ah, quindi prendono i pezzi. E in realtà, il corretto come sta facendo quella. Come sta facendo lei? Bellissimo, premiazione stasera, allora stasera l'appuntamento è qui a fine diciamo manifestazione, faremo questa premiazione con i ragazzi, i bambini, vedremo, non sappiamo, che hanno messo meno tempo nel costruire queste due. Alessandro, grazie. Monica, ovviamente io ringrazio chi ci ha supportato anche a livello, insomma, chi ha collaborato in realtà con me. Ringraziamento generale a tutti. Delle politiche sociali, Anna e Carino che ci ha creduto dall'inizio, ovviamente il sindaco e tutti quanti. È stato un evento veramente che ci ha visto tutti quanti coinvolti. Chi più chi meno, ovviamente ognuno ha messo il suo per farlo. Per la buona riuscita dell'evento. Sì, che speriamo, ripeto, di rifarlo e di portarlo avanti e di farlo crescere sempre più. Grazie. Grazie Monica. Grazie a te.